Ciao a tutti e di nuovo stimolo la vostra capacità di indignarvi perché vi sono tutte le ragioni e tutte le motivazioni per essere indignati e incazzati, ferocemente incazzati contro questa banda di sgarruppati, questa armata brancaleone di nominati e di comprati che continua a fare danni nel nostro paese e a prenderci anche le tasche, oltre che averci messo le mani, ci ha portato via anche quelle. Per cui siamo davvero in una situazione in cui bisogna esprimere con tutta la nostra capacità di protesta, la nostra indignazione, raccogliendo diciamo, l'invito di Landini di occupare della FIOM, di occupare le piazze e di fare come gli indignados in Spagna. Una buona notizia che non hanno, questa volta non è stato possibile nascondere, perché quando si muove la gente, si muove in massa, non si può nascondere l'evento, altrimenti l'avrebbero fatto, è quella della contestazione del Nazinger Papa Benedetto, tra virgolette, insomma, in Spagna, che è stato duramente contestato duramente e giustamente contestato dagli indignados, e mi auguro che una cosa del genere cominci a venire anche nel nostro paese, laddove il Papa va, vi siano contestazioni e anche qui di massa, in modo tale che la stampa asservita, la stampa di regime non possa nascondere l'evento e sia costretta a parlarne in trafiletti o meno, ma anche a parlarne. Una delle altre buone notizie che vi sono oggi, quindi diciamo che questi appuntamenti così video hanno anche la funzione di diffondere ulteriormente, di contribuire a diffondere ulteriormente quelle buone notizie che passano magari inosservate o addirittura non passano nei giornali, e a me ha fatto molto piacere, è la contestazione di Bossi a Calalzo, che è costretto a annullare il comizio. Per la prima volta nella profonda cosiddetta Padania vi è una capacità di mobilitazione al punto tale che Bossi, per evitare la contestazione in casa sua, è costretto ad annullare il comizio. Io spero che questa cosa si diffonda, si amplifichi, perché la Lega merita e Bossi merita, no? Merita tutta la protesta, tutta l'indignazione per la farsesca presa in giro che la Lega e Bossi hanno fatto e stanno facendo nei confronti del loro elettorato, anche nei confronti di tutto quello che hanno detto che avrebbero fatto e non hanno fatto, di tutto il buon governo che avevano promesso e non l'hanno assolutamente fatto, anzi hanno fatto il contrario, e di tutte le panzane che cercano di far passare come a questo punto essere i protettori delle pensioni e non lo sono, perché fino ad ora se le pensioni sono state attaccate e riformate è stato grazie anche al consenso della Lega, fino ad ora se ci hanno messo le mani nelle tasche è stato grazie anche al consenso della Lega. Quindi che vengano a fare pochi discorsi, loro sono corresponsabili e complici di questo disastro nazionale. L'altra notizia che secondo me merita di essere presa in considerazione è appunto, che spiega in parte, perché poi vi sono anche altre ragioni, una delle ragioni per cui il Cainano vuole a tutti i costi rimanere al potere, ed è quella appunto per cercare in questo caso non solo di evitare i processi o di riuscire a fare lo slalom tra le pieghe della legge come ha sempre fatto finora, ma per cercare di evitare quello che deve allo Stato, che è stato calcolato, è stato fatto un calcolo da giornalisti di opposizione,
quindi non si capisce perché il calcolo fatto dai giornalisti di opposizione non dovrebbe essere vero, ma dovrebbero essere veri loro. Chi l'ha detto che sono veri loro? Loro dicono che sono veri loro. Noi diciamo che non sono veri e diciamo che sono veri gli altri. E poi si vedrà se è vero chi ha ragione oppure no. Comunque, secondo calcoli fatti dai giornalisti di opposizione, lui dovrebbe allo Stato ben 500 milioni di euro che cerca di non pagare. E allora vediamo. No? Quindi una delle ragioni per cui lui è tutto interessato a rimanere al potere è questo. Fra l'altro Tremonti è anche il suo fiscalista, tra virgolette. Quindi è pagato da Berlusconi per proteggere le finanze di Berlusconi, cosa del tutto no. Magari non sarà ora come ora, non sarà lui direttamente, sono dei suoi commercialisti che lavorano per lui, perché lui ha uno studio anche come commercialista, che lavorano per lui, oppure gente che lui è in grado, no, di altri studi commercialisti, ma che comunque hanno il suo benestare di amministrare i conti di quel padrone e non solo, anche di altri padroni, cercando di fare il possibile per evitare di pagare quello che devono. Fra l'altro è ridicola questa acquisizione da parte della Comunità Europea della Tobin Tax, questa italianizzazione della Tobin Tax, per cui si andrebbe oltre il 5%, perché se no si rischierebbe di essere incostituzionali. Non si capisce se si cambia quel 5% sui capitali esportati all'estero e che della gente disonesta e sleale ha evaso facendo pagare a noi le loro tasse. Voglio dire, se si cambia e se ne aggiunge il 2% e si arriva a 7%, si cambia comunque la questione, per cui non si capisce perché non si dovrebbe arrivare a 15% come propone il PD, che è sempre poco, o al 20% o al 30%, io direi anche al 50%, come sta proponendo la Germania e anche l'Inghilterra, sulle persone che hanno evaso e che sappiamo che hanno evaso perché sono state, diciamo, tassate del 5%, quindi quelle persone lo Stato sa chi sono, noi no, ma lo Stato sì, e noi dovremmo sapere chi sono, perché la popolazione ha diritto a sapere chi li ha fregati e chi li ha costretti a pagare per loro. Quindi avrebbe tutto il diritto, io avrei tutto il diritto, voi avreste tutto il diritto di sapere perché abbiamo pagato delle tasse in più e chi ce l'ha fatta pagare queste tasse in più, non il governo, ma Tizio, Caio e Sempronio che hanno esportato capitali all'estero, li hanno fatti rientrare, hanno pagato solo il 5% e dovrebbero pagarne il 50%, così imparano a portare i capitali all'estero, imparano a far pagare a noi le loro tasse. Però questo può succedere se noi ci mobilitiamo, se noi costruiamo una forte, grandissima opposizione sociale, determinata, continuata, giorno per giorno, e costringiamo questo governo a andare via, e costringiamo il governo che verrà ad adottare dei provvedimenti che vadano verso i nostri interessi, che recuperino tutti quei diritti che ci hanno portato via, compreso anche l'ultima puttanata di Sacconi, che ci ha dato il via libera al licenziamento delle aziende, bypassando e fregandosene dell'articolo 18, fregandoci anche noi. Questo dovrebbe portarci a un'incazzatura tale da andare a prendere Sacconi e buttarlo fuori a calci nel culo dal Parlamento. Dobbiamo ricordarcelo, signor Sacconi, il suo viso. Signor Tremonti, il suo viso, signor Berlusconi, il suo viso e tutti quei ministri, da Scilipoti a tutti gli altri, il loro viso, i loro cognomi, non rieleggerli, non votarli, anche voi di destra non lo dovreste fare perché avete capito che state facendo un danno a voi stessi oltre che a noi, lo fate anche a voi perché anche voi vivete di stipendio e di salario. Quindi indigniamoci, mobilitiamoci, cacciamoli.